In questo video vediamo come preparare un portfolio professionale se sei un copywriter professionista. Un copywriter deve far vedere i suoi lavori come qualsiasi altro professionista e un portfolio è importante. Ma come possiamo preparare un portfolio veramente fatto bene? Prima di tutto devi mostrare quello che sai fare e quindi devi far vedere dei case studies. Se non hai tanti case studies oppure non li puoi far vedere, come succede, allora puoi creare anche tu dei case studies presi da altri, cioè nel senso puoi darti una sfida, ad esempio, e ricreare il copy di una famosa pubblicità, ad esempio. Perché i clienti vogliono vedere la tua capacità, la tua competenza, non tanto quanti lavori hai fatto. In realtà, che se hai fatto tanti lavori, ovviamente questo è molto importante perché le persone vedono che le aziende si sono fidate di te. Però non è fondamentale dal punto di vista del portfolio. Quindi mostra quello che sai fare. Mostrare quello che sai fare vuol dire far vedere esattamente quali sono i tuoi copy. E anche il contesto, quindi se hai fatto una landing page ad esempio, fai vedere la landing page. La puoi anche spiegare, potresti inserire ad esempio un PDF oltre alla landing page in cui spieghi le varie parti e cosa ti ha fatto arrivare a quella decisione. In questo modo vedono anche il tuo pensiero, diciamo, strategico, cioè cosa ti ha portato ad arrivare a quella soluzione, che è molto importante per il cliente. E poi fallo vedere sul sito web, su LinkedIn, su Facebook, su Instagram e soprattutto per i copywriter che lo usano poco, Behance, che è fantastico, è il LinkedIn di Adobe, soprattutto per i grafici. Ma come vedi anche in questa foto, ho messo questa foto apposta perché secondo me i copywriter devono essere anche bravi nella gestione della grafica. Non sto dicendo che tu debba diventare un grafico, sto dicendo che tu devi saper gestire le immagini perché spesso il visual va con le parole, anzi una cattiva immagine potrebbe far diminuire molto la potenza delle parole, ma il contrario è anche vero. E quindi ti consiglio di fare anche degli esercizi sull'accostamento di immagini e parole quando ad esempio ogni tanto succede, anzi spesso succede, che ti propongono già le immagini, quindi tu devi aggiustarti rispetto all'immagine che hai. Ecco, questo è un esempio. You are what you drink, no? Molto semplice, ma molto potente come copy. Sei quello che bevi. Con questa ragazza. Ecco, questa immagine, ad esempio, potresti crearla anche tu rifacendo delle pubblicità famose, ad esempio, oppure prendendo un brand e creando un copy apposta, dichiarando ovviamente che lo stai facendo come esercizio. E le foto le puoi prendere su Canva, le puoi prendere su Pixabay, foto gratuite, che però danno l'idea della tua capacità di accostare foto e visual. Questo è importante soprattutto per le agenzie web di un certo tipo, quelle che hanno bisogno di copywriter di un certo livello e le aziende che hanno bisogno all'interno di un copywriter che deve fare un po' tutto magari, no? E quindi non deve fare il grafico, però magari deve mettere a posto tutta una landing page, non deve fare solo i testi e quindi deve essere anche in grado di scegliere anche le immagini. E poi stupisci, cosa vuol dire? Usa parole grafiche che vadano veramente bene insieme, che suscitino anche delle emozioni, crea copy fantastici anche per i clienti che ancora non hai, no? Magari i clienti che desideri avere. E in questo modo puoi mandare i tuoi progetti insieme alle tue presentazioni. Questo è un esempio di Sugru, che è una colla. E loro hanno messo questo copy molto carino, ad esempio il primo è come mettere a posto un cuore spezzato, no? E raccontano di questa storia di questo padre che cammina sopra il Batman, il giocattolo preferito del bambino, e il padre sa che il bambino sarà tristissimo, ma grazie alla colla questo riuscirà a superare questa difficoltà. Ecco, questo piccolo storytelling fa vedere quanto siamo in grado di prendere un prodotto veramente comune come la colla e però di raccontare una storia emozionale. Ecco, se tu guardi, facciamo un po' di reverse engineering in questa immagine. Se tu guardi, c'è il copy, c'è il logo e c'è un'immagine molto semplice, il Batman sopra e un aereo sotto. Voglio dire, puoi trovare tutto gratuitamente su Canva, su Pixabay, su Pexels, eccetera. E quindi puoi crearle anche tu, se non le hai mai fatti, puoi crearle anche tu e far vedere questi copy alle aziende. In modo che ti scelgano per le tue competenze, ti scelgono perché hai fatto emozionare anche loro, ti scelgono perché dicono: accidenti, è questo il copywriter che vogliamo. Ecco, questi sono
modalità che ti consiglio di adottare per avere un portfolio bello carico anche dal punto di vista emotivo. Nelle nostre masterclass di Content University per diventare copywriter insegniamo anche a creare i portfolio, e anzi alla fine di ogni masterclass avrai già un tuo bel portfolio, perché ti facciamo fare tante esercitazioni. Quindi guarda su contentuniversity.it le nostre masterclass, perché sono veramente complete, e alla fine avrai già un portfolio abbastanza completo.